Io sono al mio amante che torna da sua moglie, Diane Sexton. Lei è tutta là. Per te, con maestria, fu fusa e fu colata. Per te forgiata fin dalla tua infanzia. E con le tue 100 biglie predilette fu costruita. Lei è sempre stata là, mio caro. Infatti è deliziosa. Fuochi d'artificio in un febbraio uggioso e concreta, come pentola di ghisa. Diciamocelo, sono stata di passaggio, un lusso, una scialuppa a rosso fuoco nella cala, mi svolazzano i capelli dal finestrino. Io son fumo, sono cozze fuori stagione. Lei è molto di più. Lei ti è dovuta. Incrementa le crescite usuali e tropicali, e questo non è un esperimento, lei è tutta armonia. Si occupa lei dei remi e degli scalmi nel canotto, ha messo sul davanzale fioretini a colazione, si è seduta a dormire stoviglia a mezzogiorno, ha esposto 3 bambini al plenilunio, 3 puttini disegnati da Michelangelo. L'ha fatto a gambe spalancate nei mesi faticosi alla cappella, e se tu dai un'occhiata i bambini sono lassù, sospesi alla volta come delicati palloncini, e lei li ha portati anche a letto dopo cena, e loro tutte e tre lamentosi e riluttanti piccanti sulle loro gambette. Ti restituisco il cuore, ti do libero accesso al fusibile che in lei rabbiosamente pulsa, alla cagna che in lei tramesta nella sozzura, alla sua ferita sepolta e alla piccola ferita della sua sepoltura viva, al pallido bagliore tremolante sotto le costole, al marinaio sbronzo un'aspettativa nel polso sinistro, alle sue ginocchia materne, alle calze, alla giarrettiera, al richiamo, allo strano richiamo, quando tu annaspi fra braccia e poppe e dai uno strattone per rispondere al richiamo, al suo strano richiamo. Lei è così nuda, è unica, è la somma di te e dei tuoi sogni. Montala come fosse un monumento, gradino dopo gradino. Lei è concreta. In quanto a me, io sono un acquarello e mi dissolvo. Grazie.